quando ho finito di cantare mia moglie è entrata in studio e mi fa: ascolta, no, io ti lascio, basta, cioè questo è troppo. Io ho detto: amore, dal mio lavoro, ma che lavoro è? Mi ha detto: che lavoro fai? Dai, Marco, te, ma noi possiamo fare di peggio, soprattutto dal punto di vista musicale, perché qua c'è qualcuno che si è mosso sull'attualità. Addio, di nuovo, non molla mai. Lui è il Berlusconi del mondo dello spettacolo. No, però attenzione, questo disco di Leone di Lernia è veramente bello. Dedicato all'Expo, e la merda, andiamo! Stanno finendo i lavori a Roma. Speriamo che a ottobre li finiscono. Come fanno a scegliere Nancy Wright? Nemmeno il tassista lo sa. Russi americani ci dovete aiutare, ma pur Pisapia se ne vuole andare. Mo hanno arrestato un sacco di persone, si sono fregato tutti i milioni. Expo, Expo, vado all'Expo, andiamo a divertirci con lo Zoarro. Expo, Expo, di show, non c'è nessuno. E che cosa? Mi do una mano per il lavoro? Anche se l'Expo ha portato il lavoro, quelli che guadagno sono sempre loro. Volevo fare pure io uno stand e mettermi a cantare con la mia band. Prima a Milano era pieni terrore, mo ne vediamo un po' di tutti i colori. Vado negli stand, che convulsione, qui stanno ancora finendo i lavori. Expo, Expo, vado all'Expo, andiamo a divertirci con lo Zoarro. Expo, Expo, agente Expo, ma solo non può venire a Roma. Expo, Expo, vado all'Expo, mi mangio cavallette e ragni con limone. Possiamo fermare questi ragazzi? A me stamattina mi ha detto: balleri, tu non le capisci queste, non le capisci. Non ce la faceva sentire, però ho guardato lui, non dico neanche il nome. Ma guardate, tu adesso non le capisci, capisci un cazzo. Ancora, è già la 22 volte, sì. È già la 22esima volta che lo insulti oggi. Guarda che rischi grossi, io ti faccio buttare un anatema e poi sono cazzi tuoi. Senti Marco, io sto vivendo un problema perché questa persona mi sta perseguitando. Sei tu che lo insulti tutto il giorno. Io sono disposto ad andare agli inquirenti perché come mi ecco, hai sentito? L'ha fatto ancora. Allora, maestro, scusi signor Paolo Federico Nocito, mi sono sposti anche lei, signor Fabio Borghini Alisei, per favore. Sono dietro. Anche signor Ivo Enrico Venti Avido, tutti per favore. Tanti cognomi c'hanno? Sì, maestro, lei invece si chiama Luigi Luciano, vedi l'intelligenza della mamma. Perché gli devo dare un nome e un cognome? Gli do due nomi e poi lui sceglie l'ordine. Lei come si chiama? Luigi oggi, domani Luciano. Cazzo, ma ti rendi conto l'intelligenza? Maestro, mi scusi se abuso dei suoi poteri. Questi miscredenti qua pensano che lei sia un pagliaccio, un buffone che legge battute di Manlio Castellano. Esatto. Questa è un'illazione non molto grave nei confronti della ghegheria, signori. Infatti non è Manlio Castellano, ma è Mirko Usai. Uguale. Anche Marco Gora ogni tanto le manda. Non me le manda più, però. Nomoni, ragazzi. Comunque voi non ve ne rendete conto, ma io so la verità. Questa persona fa finta di essere affetta da problemi mentali. Allora, lui lucidamente mi sta perseguitando. Io Silenzio, per favore. Il momento più grave della puntata, signore, l'avete chiesto voi, lo volete voi, lo facciamo noi. Allora. Dalla ghegheria, dalla profonda ghegheria di Campobasso, adesso lui alzerà il suo braccio potente, altro che Harry Potter, quel coglione, e lancerà un anatema a tutti voi. Esatto, signori. Ti rompo il culo, Sassi. No, maestro, vattene. Vado, ciao, maestro. Ragazzi. No, stai qua, maestro, prego, prego, allora, ai miscredenti, lanci l'anatema.
Allora, a chi lo lancio? A questi qua? A tutte e due, a tutte e due. Ma io cosa ho fatto? No, è troppo facile adesso. Non punti quel dito, maestro. Che se no dopo la tanto tu non mi fai paura. Ecco allora. Perché io ho la ciocca! E allora? La ciocca è un potentissimo talismano! Che è la ciocca? Che cos'è la ciocca? Con la mia ciocca tu non puoi fare niente! Vedrai domani mattina quando ti svegli che c'è le gomme bucate, esatto, della macchina, esatto, non ti tira più il pisello. Vedrai domani. Allora, prego maestro. Allora, Fabio, sì, tu rifiuti la tua eresia? Rinneghi la tua eresia? Ma neanche per il cazzo. Vieni, proteggiti dietro la mia ciocca! La ciocca! Vieni, proteggiti dietro la mia ciolla! Vieni! Prego maestro, lanci Ivo, pure. Ivo, rinneghi l'eresia. Ah, io vado via, ciao. Okay. Allora ve lo faccio. Io ho la ciocca! Io vado? Via! Acquista anche tu una ciocca a 35 euro su zoostore.it. La ciocca ti protegge dall'anatema. Vedremo i risultati domani, caro miscredente. Vedremo domani, caro miscredente. Sei pazzo. Tanto io ho la ciocca, non mi puoi fare nulla, Marrato. Domani ti sveglierai grasso, con le sopracciglia folte. Brutto e con i problemi con Equitalia. Sì, bravo. Cazzo, tu vedi il presente e anche nel futuro. Pazzesca questa cosa, ragazzi. Ma ragazzi, attenzione perché torna lui, Marcelo Utrabello.